Signorina Struzzi. Sturzi. Sturzi, cognome Sturzi, nome Genoveffa. Genoveffa, età? 30 anni, 30. Potrebbe alzare lo sguardo mentre parliamo cortesemente? No. Professione? Non lo posso dire. Un altro caso di disgregazione delirante dei confini, con dispersioni, distorsioni. Qui risulta la sua patologia telepatofobia. Che cosa effettivamente la fa sentire aggredita e così minacciata? No, ma io sto abbastanza bene, basta che non mi guardiate così, ma... Rifiuto. Con quale frequenza lei è soggetta a queste crisi? No, non ho delle crisi, mi agito un po' quando la gente mi guarda. Sì, solamente quando Ci vuol del tarassaco. potrei Probabilmente provare. aggravato da misticismo parafrenico. E quale tipo di farmaci assume? Perché qua non ci sono prescrizioni specifiche. Vedo il Fexofan, ma non sono farmaci specifici per la sua patologia. Non so, ma poi comunque li prendo ogni tanto così. È che Se c'è spesso una mi prescrizione, la dimentico. prescrizione va seguita alla lettera. È che mi dimentico. Sì, ma quando mi ricordo li prendo però. Quindi la dobbiamo sottoporre a un'analisi completa per verificare le cure farmacologiche. Ecco, nel suo precedente ricovero, quanto tempo e a quali tipi di terapia è stata sottoposta? Quale ricovero? Allora, qui nella cartella è riportato che lei è stata ricoverata 2 anni fa. Ah, sì, mi hanno ricoverato, ma ho fatto qualche seduta. Era sempre per lo stesso tipo di disturbo o erano insorti complicazioni No, patologiche? sempre per questo che dicono che sia Perché un disturbo. la sua la potremmo definire una nevrosi, se presa in tempo potrebbe non trasformarsi in psicosi. Ma io sto bene, io sto bene. Strategie compensative. Casa! Casa? Ah, ci sono delle finestre molto grandi in questa casa e sì, immagino quello che la gente può far dentro e se magari anche può succedere anche qualcosa di un po' particolare. Possono succedere tante cose. Oddio, acqua! Ma posso vedere più da vicino la bottiglia? Lei mi dica che cosa suggerisce al suo immaginario. Ma è che dovrei vederla più da vicino, devo vedere se ci sono delle tracce di rossetto, delle impronte, dei capelli attaccati all'etichetta, Quindi è una qualcosa, degli indizi. dispercezione. Ma si è detto che sta bene, cos'è dispercezione? Questo mi ricorda troppo la padrona di casa quando viene a casa la sera. No, 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 basta, basta. Ossessivo-compulsive. E se io le proponessi questo gesto? Non mi guardi, non mi guardi. Adesso mi sto agitando tutto. Un'ossessione ossessivo-persecutiva con